È il simbolo di Milano. Ai primi anni del cantiere del Duomo, Paolo Grillo, docente di storia medievale all'Università Statale, ha dedicato un libro, Nascita di una cattedrale, edito da Mondadori. Grillo, le fondamenta risalgono al 1386, ma il Duomo è stato edificato su una chiesa precedente. Sì, il Duomo ha fatto in realtà una certa quantità di vittime. La principale è la chiesa di Santa Maria Maggiore, la vecchia basilica romanica che il Duomo va a sostituire. In effetti il Duomo non è una chiesa nuova, ma la ricostruzione di una chiesa vecchia. Una vecchia basilica romanica che peraltro ha una tenacissima sopravvivenza perché il Duomo la ingloba, ma non la rimpiazzerà fino a tutto il 600. Ma a chi si deve la costruzione del Duomo? Diciamo che ci sono due interpretazioni prevalenti. Una vuole che la cattedrale sia stata un'iniziativa di Gian Galeazzo Visconti, il signore di Milano, e un'altra che invece l'iniziativa sia partita dal basso, dalla popolazione. Credo che quella corretta sia questa seconda interpretazione e in effetti anche in tutti i documenti lo stesso Gian Galeazzo non dice mai di essere il fondatore del Duomo, ma dice soltanto di essere intervenuto a sostegno di un'iniziativa già presa. L'opera dà prestigio a Milano, ma anche un impulso economico. Chi ha finanziato la costruzione? Il pagamento del Duomo ha avuto tanti protagonisti, Gian Galeazzo che si avvide delle possibilità propagandistiche dell'operazione, diede il suo appoggio anche se in maniera abbastanza discontinua, ma il grande protagonista del finanziamento del Duomo di Milano è senza dubbio la popolazione milanese, che riversò sul Duomo un'enorme quantità di donazioni. In denaro c'era queste cassette col marchio della fabbrica del Duomo che venivano riempite dai passanti o da chi veniva in chiesa, c'erano i testamenti, c'erano le donazioni, c'erano lasciti anche di terre, di case che poi venivano a costituire il patrimonio della fabbrica e poi c'era tutta una massa di persone che lasciava quello che aveva, se non aveva le monete, lasciava un capo d'abbigliamento, qualche attrezzo da cucina, qualche attrezzo da lavoro, i soldati magari lasciavano un'arma, tutta una molla di materiale che poi veniva rivenduto e monetizzato. La costruzione non fu semplice. Fu un azzardo da parte dei progettisti, dei milanesi, soprattutto perché a Milano non c'era nessuna tradizione costruttiva in pietra. Quindi fare il Duomo in marmo voleva dire rinnovare completamente lo stile edilizio milanese che fino a quel momento si era basato sul mattone, sul cotto. Quindi bisognava procurarsi la manodopera e i tecnici che sapessero gestire questo materiale. Questo fu un primo sforzo colossale. La fabbrica del Duomo, cioè l'organismo che gestiva il cantiere e la costruzione, chiamò operai in parte dalle Prealpi, dalla zona dell'attuale Canton Ticino, del lago di Lugano, dalle Prealpi bergamasche, cioè persone abituate a lavorare con i graniti, con le pietre che si trovano in quelle regioni, ma anche manovalanza tedesca, soprattutto che aveva avuto precedenti esperienze nelle grandi cattedrali tedesche che sono costruite in calcare. Contestualmente la fabbrica lancia un'iniziativa per formare dei professionisti locali e quindi una scuola accanto al cantiere si crea una scuola dove gli apprendisti milanesi che vogliono imparare a lavorare le pietre ricevono gli attrezzi gratis su un piccolo salario in maniera da formare la manodopera locale. Complessivamente il cantiere impiegava direttamente fra le 4 e le 500 persone distribuite fra il cantiere milanese e le cave di marmo di Candoglia. E poi c'era un indotto probabilmente almeno doppio fra il trasporto e la fornitura di materiale. Com'erano le condizioni di lavoro? Tutto sommato abbastanza buone, nel senso che
In quel momento il rapporto fra offerta e domanda di lavoro a Milano era favorevole ai lavoratori, quindi noi vediamo che le paghe erano abbastanza buone, buone per la manodopera specializzata, ma discrete anche per la manovalanza, i facchini, i trasportatori, con una grande differenza però fra un gruppo ristretto di amministratori e ingegneri che avevano un salario fisso pagato a fine mese in oro, in fiorini, e invece la massa dei lavoratori che veniva pagata a giornata, per cui si iscriveva nei ruolini al mattino, lavorava e riceveva a sera il salario. Quindi un tipo di rapporto di lavoro che conservava una certa precarietà: se uno si ammalava non veniva pagato per i giorni in cui non lavorava, però nel complesso ci si poteva permettere anche di ammalarsi perché appunto le paghe erano buone e con una ventina di giorni di lavoro al mese si poteva garantire, secondo i calcoli che ho fatto, un buon livello di vita a se stessi e alla propria famiglia. Il libro racconta i primi 30 anni del cantiere, ma fino a quando andò avanti la costruzione? Dopo questo periodo eroico, la costruzione è continuata, ma per così dire ha perso slancio. Quindi ci sono stati momenti particolarmente felici ancora, a fine 400 la costruzione del Tiburio per esempio, ma poi la costruzione è andata avanti un po' per inerzia, prolungandosi fino agli inizi dell'Ottocento, fino a quando Napoleone impose la costruzione della facciata bloccata da decenni per le liti fra gli architetti per diverse scelte stilistiche. Quindi il Duomo è un edificio, come anche poi i modi di dire popolari milanesi consacrano, costruito sull'arco di 4 secoli. Fra cui appunto a fine Settecento la celebre Madonnina che viene messa al culmine, perché la gran parte delle guglie effettivamente sono abbastanza tarde, sono state costruite fra 6 e 700, prima si badava al concreto, diciamo, delle mura e del tetto che erano più urgenti. La cattedrale richiede una manutenzione continua, fra l'altro la costruzione marmorea è particolarmente vulnerabile all'inquinamento, purtroppo, per cui anche adesso per esempio le cave di Candoglia sono ancora di proprietà della fabbrica e sono ancora attive, perché bisogna sistematicamente sostituire quei pezzi della decorazione che sono logorati dal tempo e dall'inquinamento.